Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questa puntata qui su Scuola Zoo. Io sono Jack Sapienza e sono un produttore musicale. E nella puntata precedente avevo chiesto ai ragazzi che seguivano di mandarmi delle loro produzioni o dei loro brani. Cercherò di ascoltarli tutti, ovviamente. E poi mano a mano nelle prossime puntate cercherò davvero di discutere tutti i brani. È semplicemente un giudizio personale da amico a cui mandate i brani su WhatsApp. Non ho mai ascoltato questi brani perché voglio che sia una first impression. Ascoltiamo il primo, assolutamente in ordine alfabetico, Alessandro Ceriano. Questo era un beat di Alessandro Ceriani. Io ho sentito delle chitarre molto interessanti. Credo che tu intenda questo beat con, insomma, l'accezione un po' del genere lo-fi. Io la inserirei in questo contenitore, diciamo, e devo dire che mi piace molto. Oltretutto le basse, l'808 che parte a metà, diciamo, è perfettamente coerente con l'armonia, che è qualcosa che non è assolutamente scontato. Spesso sento magari qualcuno che utilizza questo uso massivo dei sample, li mette sopra delle batterie e poi mette le basse che non rispettano poi quella che è l'armonia di fatto. La cosa importante è che ho trovato molta coerenza nella linea di basso. Ed è l'unica cosa di cui sono sicuro che hai fatto senza nessun tipo di sample, perché ovviamente si sente proprio che sono 808. Il resto del brano, questo me lo dirai tu nei commenti. Sicuramente a livello di gusto è molto interessante, molto interessante. Se posso permettermi un piccolo appunto, e ripeto sempre soltanto a gusto personale, gli hit che partono prima del drop, diciamo, quando partono le basse, li trovo un po' incollati lì. Mi piacerebbe sentirli un po' più dentro il mix, a gusto personale, ripeto. Riuscire ad inserirli con un po' di ambiente veramente leggero, perché il riverbero sugli hi-hat è pericolosissimo, però inserirli un po' dentro, probabilmente anche filtrare un pochettino e togliere un po' di alte, però comunque il mix mi sembra equilibrato e interessante, quindi bravo Alessandro. Angelo Russo, sentiamo. Angelo, che dire, è brutto dare delle etichette ai beat, però sicuramente la prima cosa che viene in mente ascoltandole è qualcosa con un'atmosfera un po' trap. Hai fatto un beat che ha un'atmosfera particolare, interessante. Devo dire, l'utilizzo di questo sample, di queste voci è figo, sono molto riverberate in questo caso, quindi stanno un po' sotto sul mix. Il giro di 808 non si capisce bene dove sia collocato a livello armonico, per il semplice fatto che manca la parte di armonia. Cioè, la tonalità la danno un po' questi vocal chop, questi sample, quindi non si capisce bene quale sia l'impianto armonico e gli accordi, perché non sono stati costruiti sopra, anche il genere comunque lo consente, diciamo così. Il pluck, quello che parte quando si svuota con questa sorta di giro un po' da scala minore armonica, fa quella nota un po' arabeggiante che appunto questa scala ti suggerisce. E devo dire che ha senso e soprattutto non è pieno di armonia, che rischia poi di, quando arriva quella parte, di dire ma perché ha usato quella roba? Cioè non, quella dissonanza non pesa proprio per questo motivo. Forse lo trovo un po', tra virgolette, passami il termine, ripetitivo nella parte percussiva, e sicuramente dà quel valore aggiunto riuscire a renderlo più dinamico, più reale, anche quando la batteria è molto elettronica, come in questo caso. Quando parte lo sento abbassarsi di dinamica, cioè queste basse forse potresti gonfiarle un po' di più, cioè farle
belle aggressive, così a istinto farei. Mi ascolto ancora Jordi X. Chi non ho ascoltato questa volta, non vi preoccupate, ho segnato tutto, quindi lo ascolterò sicuramente la prossima volta. Sentiamo Jordi X. Questo era Jordi X. In questo beat succedono delle cose. Mi piace molto la parte ritmica con l'808. Insomma, si sente che da un punto di vista percussivo ci hai lavorato molto bene. Mi piace questo utilizzo degli hat che si muovono da destra a sinistra. Probabilmente, non so, correggimi se sbaglio, ho usato Brouwer Motion della Waves piuttosto che un doubler. Insomma, che muove a sinistra e destra cercando di creare un movimento di questi hat che, se non sbaglio, hai utilizzato nello stesso modo sulla cassa quando si svuota, quando il basso diventa meno ritmico e più disteso. Hai aperto la stereofonia della cassa ed è una cosa molto interessante, devo dire. È figa, una buona scelta. Più che altro perché di solito il kick si lascia centrale, però qua non dà fastidio. Occhio che forse distorce un po' sul pan, quindi probabilmente forse la dovresti un po' chiudere perché sulle alte sfrigola un pochettino ed è un peccato perché il movimento è interessante. Ecco, colgo l'occasione per dire proprio questo. È molto molto interessante, scusate se ripeto questa parola, quando la parte percussiva si muove, è quello che ho provato a dire anche commentando i brani dei ragazzi precedenti. La batteria si deve muovere perché comunque ho sempre immaginato questo, che l'orecchio umano è abituato a sentire cose dinamiche. Per definizione, quando lavorate su delle onde, qualsiasi suono ha molto movimento. Quindi quando utilizzate sample di questo tipo, quando utilizzate i sample di batteria e li mettete sempre con la stessa dinamica o variate poco la dinamica, l'orecchio se ne accorge. E lo patisce un po', accusa un pochettino il colpo, secondo me, perché non è abituato a sentire quelle cose. Quindi quando sentite quei suoni che sembrano plasticosi, in gergo si dice spesso, un po' di plastica, un po' finti, e credo che voglia dire un po' questo, cioè dei suoni che non sono reali, che non si muovono, che non hanno dinamica. Rendete i suoni il più vivi possibile. Giocateci tanto, credetemi. Vi stupirete di quanto un suono può prendere vita, davvero. Va bene, ragazzi, io spero che abbiate trovato questo video interessante. Abbiamo ascoltato dei ragazzi che sono stati veramente super e che ringrazio. Per lasciare spazio a tutti, mi raccomando, nelle prossime puntate, chi ha già i brani che ho già ascoltato, magari non rimandateli subito, aspettate un po' di puntate, non rimandate i brani, insomma, cioè, gli autori, anche i brani diversi, aspettate un attimo a rimandarli, commentate, ditemi che cosa pensate del commento sul vostro brano. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao ragazzi!